Salve e benvenuti in questo nuovo episodio di Meltdown Television. Io sono Noce. Io sono Tania, ciao, benvenuti anche da parte mia. La rubrica Ultimi Acquisti era assente da tanto tempo, che dici Tania? Ciao. Per fortuna è arrivato un nuovo carico di merda e siamo ansiosi di presentarvelo. Sigla. Allora, questo carico di merda è qui fermo da un po', nel senso che negli ultimi 2 mesi, cioè dall'ultima volta in cui abbiamo girato il video degli ultimi acquisti, se ben vi ricordate, abbiamo acquistato un discreto numero di dischi. Ovviamente nessuno di quest'anno, del 2020, perché noi andiamo a ritroso, noi arriviamo con un ritardo di 10-15 anni minimo, e comunque sono tutti dischi che bene o male volevamo, che dovevamo recuperare o che abbiamo trovato in offerta. Ecco, per cui suddivideremo questi ultimi acquisti in più video, onde evitare di fare un video unico di 2 ore, altrimenti viene fuori veramente un disastro. Ok, tu hai già aperto la tua birra, allora sì. Io vado e apro anche la mia. Vuoi far vedere al pubblico? Certo, questa no. È una sanissima Tövinger. La trovate nei Despar. L'hai già detto, vuoi ribadirlo? Tanto non ti paga la Tövinger, è sempre in offerta. Questa è l'unica birra che è sempre in offerta, a 50 cent, sempre. Io invece vado di Forst Sixtus, che l'avete già vista in un altro video, quindi non vi sto neanche a dire che cos'è. Okay. Che CD abbiamo lì? Allora, oggi... Merda! Ha scagazzato. La birra ha scagazzato. Vado a prendere un pezzo di birra. Gli inconvenienti qua. È il bello della diretta. Sì, proprio della diretta. Allora, ok, ci sono. Oggi parleremo di 3 dischi. Non vorrei mica toccare i dischi con la mano appiccicosa di birra? No, già mai. Ah. Bene, vado in ordine? Come sono disposti? No. No, no. Ci terrei a parlarne in un certo ordine. Va bene. Allora, partiamo con il primo, che non è un acquisto vero e proprio, bensì è un riacquisto. È un recupero di un CD che avevo comprato molti anni fa, ma che per varie cause è andato perso o probabilmente credo di averlo prestato a qualcuno e non averlo mai ricevuto di ritorno. Grazie a te, testa di minchia, se ci stai ascoltando, se te lo sei tenuto e vai a cagare. In ogni caso l'ho ricomprato, ho aspettato un po', è andato qualche anno, ma perché, boh, non lo so, per pigrizie, non so esattamente il motivo. Comunque è... Scusa, posso togliere questo cartoncino? Sì. Fastidioso. Ok, sto parlando di un classico, cioè di Ablaze in the Northern Sky, dei mitici Darkthrone. È un classico, ormai lo si può considerare così a tutti gli effetti, non solo perché uscì ormai quasi 30 anni fa, nel lontano 92, ma anche perché, ragazzi, fu uno dei primi dischi black metal della storia, il Norwegian black metal. Cioè, dopo Deathcrash, che non era neanche così black, c'è questo alla fine. Sì, ok, uno potrebbe dirmi, ma anche Under the Sand dei Bathory, ma c'è quello di Tormentor, ma Celtic Frost, ma qua, ma i Sodom, ma là. No, ragazzi, no, questa è un'altra storia. E lo sapete benissimo, e voi che lo conoscete lo sapete benissimo, che questa è un'altra storia. Dai, diciamocelo, seriamente. Diciamocelo. Cioè, ma anche la grafica, è tutto. Insomma, è un disco iconico. Per me non il migliore di questo genere, di quegli anni. Non sto dicendo questo, ma è un classico. E ogni amante, non solo del genere, ma dell'heavy metal a tutto tondo dovrebbe conoscere, apprezzare. E davvero. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì. Beh, sui classici non c'è niente da dire. Perché se sono classici ci sarà motivo, vuol dire che piacciono a tutti. C'è qualcosa da dire sui classici nel caso non mi piacciono. O nel caso mi facciano addirittura schifo. Allora in quel caso lì dovrei motivare il perché un disco che piace a tutti a me non piace. Ma siccome mi piace, e penso che mi piaccia per lo stesso motivo che piaccia a tutti, e infatti è diventato un classico, non c'è niente da aggiungere. Però vorrei approfittare di questo spazio che mi offre YouTube per chiedere il vostro aiuto. La Tania non ha saputo darmelo, allora chiedo l'aiuto a voi. Come mai? Alzo le mani, segno di sconfitta. Va bene.
Ah, scusa, lo avevo già. Certo. Io sento, leggo continuamente e sento dire che questo disco ha delle influenze death metal. I Dark Throne stessi, in molte interviste, dicono di aver tenuto parecchi death metal riff del loro primo periodo e di averli utilizzati in questo disco. Dunque, in questo disco, in teoria, dovrebbero esserci dei riff death metal. Secondo i Darkthrone e secondo i fan e secondo le critiche che leggo in giro. Ora, io ho ascoltato questo disco in lungo e in largo, ore, io di riff death metal non ne sento nemmeno uno, ma neanche mezzo. Io vorrei sapere dove sono i riff death metal in questo disco, perché allora ci sono parecchi richiami ai Bathory, ai Celtic Frost, ovviamente, che negli anni 80 erano considerati death metal. Oggi no, ma negli anni 80 mi ricordo, perché purtroppo c'ero, dico purtroppo perché sono vecchio, negli anni 80 Celtic Frost e Bathory erano definiti death metal. Qui ci sono dei richiami di Bathory e Celtic Frost, ok, è questo il death metal che intendono? Io non credo, perché insomma Bathory e Celtic Frost sono influenze di quasi tutti i gruppi black metal, non ha senso, e poi anche altri dischi dei Darkthrone tipo Panzerfaust sono influenze Celtic Frost, ma no, non è questo che intendono per death metal. Quello che intendono loro per death metal io non lo sento. Quello floridiano? Non lo sento. Dovrebbero esserci dei riff che ricordano il disco prima di questo, che era un disco death metal, ma io non li sento, quindi chiedo il vostro aiuto. Ditemi dove sono. Ma esattamente, a esattamente. Che minuto, a che secondo, vorrei, di quale canzone? Vorrei sapere quali perché canzoni, se no non vale. E il minutaggio di queste canzoni. Sì. No, non sto scherzando, ve lo chiedo per favore. Perché io non li sento e forse non ho l'orecchio allenato, forse questi riff death metal sono stati talmente blackizzati dalla produzione, dal cantato, che non si sentono, lo so, io non li sento, quindi per favore, se avete voglia e tempo di insegnarmi qualcosa, ditemi che canzoni e a che minuto ci sono riff death metal. Grazie. Sì, in effetti può essere che non credo sia così, perché anch'io non li sento. Può essere appunto che siano stati camuffati da questa produzione, registrazione così cava, così veramente fredda. Loro erano, in questo disco hanno inaugurato la loro Cold Era, come la definisce anche Ferriz in una delle sue interviste, innevate, no? fuori dal loro bite nella neve, no? A bere birra, a fumare sigarette. Però va benissimo così. Va benissimo così, ok. Per carità. La mia era solo una mera curiosità di sapere quali sono questi benedetti riff death metal che io proprio non sento. Mm. Allora, anche se ci fossero, ben venga, non è che non mi piacciono death metal. Ma infatti. Punto e a capo. Ok, passiamo al secondo acquisto. Allora, il secondo acquisto riguarda una band che personalmente stimo molto, e anche se non rientra fra le mie band preferite. Soprattutto per il genere che propongono, che è un po' un tutto e un nulla. Però, dato che noi seguiamo, come già detto in altri video, seguiamo spesso degli youtuber americani che ne parlano molto molto bene, soprattutto dei dischi più recenti, ma in generale di tutta la discografia, ho deciso di prendere un disco a caso per cercare di rimpolpare un po' la nostra collezione di questa band, che è molto esigua perché abbiamo soltanto due dischi, i loro classici, se vogliamo. Allora, questo è Under the Red Cloud degli Amorphis, ennesimo disco, non so quale numero sia in ordine, del 2015, non so se è il penultimo o il terzo ultimo, comunque sì, siamo giù di lì, è del 2015. Preso veramente a caso, perché so che i dischi con il cantante, fra virgolette, nuovo, perché ormai è da 15 anni che sta negli Amorphis, se non di più, quindi diciamo secondo cantante, o terzo, forse addirittura il terzo cantante. Sì, perché nei primi dischi, cantava, chi è che cantava? Chitarrista? Cantava qualcun altro, poi è arrivato quello di Elegy, di Tuonela, gli altri di... Vabbè, insomma, dai, Tommy Hudson. Non fare così che diventi brutta. Hai ragione, Tommy Hudson. Ho sentito, insomma, che i dischi con questo Tommy Hudson sono tutti molto buoni.
quindi prenderne uno piuttosto che un altro anche per me non faceva differenza. È vero, ho letto poi che si vede che i fans degli Amorphis sono ben abituati, perché ho letto in giro anche qualche piccolissima critica, e cioè che sembra che con questo disco gli Amorphis si siano un po' adagiati sugli allori, cioè abbiano inserito il pilota automatico e abbiano detto vabbè dai, prendiamo questa direzione, facciamo quello che sappiamo fare, facciamo un disco di maniera che tanto ci riesce bene, ed in effetti è riuscito benissimo. Perché dico che non è il mio genere? Non so, gli Amorphis che genere fanno? Boh, non si sa. Come sapete gli Amorphis hanno un passato remoto molto death, molto estremo, ma sono passati ben presto a suonare musica estremamente melodica. Già Tales from Thousand Lakes, bellissimo, ha un quantitativo di melodia davvero importante. E poi via via, sempre di più progressivamente, senza mai snaturarsi, senza diventare mai troppo leggeri da dire cacchio, questo non è più heavy metal. Anche se, diciamo, a tratti si sconfina un po', si potrebbe tranquillamente anche parlare di hard rock, non fosse che comunque le chitarre hanno sempre dei suoni abbastanza pompati e corposi, insomma, a livello di produzione. Comunque un disco che è efficace, che funziona, le canzoni sono tutte belle, gli Amorphis sono veramente molto molto bravi nel creare la forma canzone, nel creare canzoni belle in sé per sé, senza dover per forza ascoltare tutto il disco e prenderlo in maniera omogenea. Potete ascoltare indifferentemente una canzone piuttosto che un'altra, che sarà comunque bella, con delle belle melodie, un bel ritornello, un bel cantato. Io vi dico, ero più affezionata forse al secondo cantante, appunto quello di Elegy, di Tuonela, eccetera, che aveva una voce particolare, pur non essendo chissà che bravo, però devo dire che Tommy Hudson è un signor cantante. Noi li abbiamo visti anche dal vivo con Tommy Hudson e ragazzi, è uno dei pochi cantanti che sa destreggiarsi fra cantato pulito e cantato sporco in maniera impeccabile, in maniera eccezionale. Prendete qualsiasi altro di questi cantanti, uno fra tutti, Barton Sibel di Fear Factory, mettetelo a cantare pulito sporco, pulito sporco, pulito sporco, fa cagare. Lui no, lui è un grande. Un grande. Bello. Mi piace, probabilmente più avanti prenderò in considerazione di comprare altri dischi di questo periodo degli Amorphis. Se volete magari consigliatemi i vostri che vi piacciono di più del periodo Tommy Hudson, diciamo, per intenderci. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, la penso come te su tutto, ma rincaro la dose. Sia in positivo che in negativo. Perché continui a mettermi via il disco? Io mi devo girare di più per prenderlo. Per farti fare un po' di ginnastica, un po' dai. Di torsioni. Un po' di torsioni, perché vedo che sei un po' più sentito a livello addominale. Allora, molto, 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 molto bello. Diciamo che ognuna di queste 10 canzoni meriterebbe un 10. E voi sapete quanto io sono tirchio di voti. Quindi, sì, le canzoni sono tutte fantastiche. È invidiabile l'abilità degli Amorphis nel mischiare vari stili di metal. Ogni canzone ha tutto. C'è dentro il death metal, c'è dentro il black metal, c'è dentro il folk, c'è dentro l'hard rock, l'heavy metal tradizionale. Ma è incredibile quanto siano abili ad essere tutte queste cose contemporaneamente. È un'abilità compositiva invidiabile. Bravissimi anche a suonare, non è facile saper mescolare così tanti generi e quindi saperli suonare tutti, e non è facile nemmeno cantarli, perché il cantante sa fare la voce black metal, detto papale papale, sa fare la voce black metal, sa fare la voce death metal, sa fare la voce thrash, ma sa fare anche la voce heavy metal pulita, anche con delle vibrazioni, con un vibe hard rock. Bravissimo questo cantante. Tuttavia, per me l'ascolto di questo album è un po' pesante. Nonostante tutte le canzoni, ripeto, sono fantastiche, io vado in overdose di melodia. Se io ascolto musica dura è perché probabilmente mi piace di più il ritmo della melodia. Io sono più da ritmo che da... Mi piace anche la melodia, mi piace anche la OR, ma ad esempio io ascolto un disco OR e poi per quel giorno non ne ascolto più. Perché a me piace di più, a me piace sentire il pestaggio. Sì, qui c'è tanto pestaggio, perché se avete ascoltato quello che ho detto, mescolano generi, soprattutto generi estremi, quindi la batteria corre, è pestata, anche i riff di chitarra sono molto potenti,
ma ripeto, troppa melodia per me, per il mio gusto. Non c'è un solo momento, una frazione di secondo di questo disco che non sia melodico. Quando la batteria che pesta, gli altri strumenti sono melodici. Quando la chitarra fa un riff trasceggiante, allora la voce interviene col cantato pulito. Quando la voce è sporca, gratta e canta in maniera monocorde, allora le chitarre sono melodiche. Insomma, non c'è un momento in questo disco heavy. Heavy nel vero senso della parola. Sì, ci sono anche i blast beat, ci sono tempi molto veloci, ma non mi danno mai l'impressione di essere veramente heavy, perché è iper condito di melodia. Bravissimi. Ascolto una canzone, dico fantastica. Le ascolto tutte e 10 consecutivamente. Ripeto, vado proprio in overdose, vado in iperglicemia. Sì, è troppo candito, troppo zuccherato. Quindi 10 canzoni così melodiche a me risultano un po' kitsch. Quindi anche se do 10 a tutte le canzoni, al disco per il mio gusto non riesco a dare più di 7, perché dopo un po' l'ascolto mi è un po' pesante. Ascolto questo e poi devo rifarmi un po' le orecchie ascoltando un Transylvanian Hunger o qualcosa di un po' meno melodico, ecco. Se ascolti il power tedesco, cosa ti succede? Cosa sì, ma allora è uguale. Infatti, non so se hai notato, difficilmente io ascolto 2 dischi melodici consecutivi. È successo, ovvio. Sì, ma sì. Come quando mangi troppo dolce che poi devi mangiare qualcosa di salato. È difficile. O viceversa. Io trovo la melodia di questo disco talmente ridondante che persino certe cose di power, heavy, melodico, ipermelodico come Hammerfall mi sembrano addirittura più dure di questo. Okay. Anche se ritmicamente non dà tregua. Quindi badate bene a quello che ho detto. Se vi piace il metal suonato bene e ricco di grandi melodie, grandi arrangiamenti, o se vi piace questa commistione tra pestaggio e melodia, il death black melodico, qui avete pane per i vostri denti. Probabilmente darete 10 a tutte le canzoni come me, ma darete 10 anche al disco. Io, per i motivi che ho detto, do 10 a tutte le canzoni. Il disco è molto strano di fare meglio. Sì, non è media matematica. Non è media matematica, dal momento che non ascolto molto volentieri il disco nella sua interezza, non posso dare 10. Sì, posso dare 10 a livello obiettivo, okay, ma non soggettivo. Va bene. Posso metterlo via adesso? Adesso puoi metterlo lì. Sì, lo riposto. Ok, adesso passiamo all'ultimo disco di questo terzetto. È un disco del quale ci tengo molto a parlare. Perché, piccola premessa, quando questo disco uscì 15 anni fa ormai, nel lontano 2006, come vedete siamo sempre sul pezzo, siamo sempre aggiornatissimi sulle nuove uscite, e io gli diedi un ascolto perché è il disco di una band storica che tornava dopo tanti anni di silenzio, gli diedi un ascolto e mi ruppi subito le palle, per cui lo accantonai, non lo comprai nemmeno e pensai sempre che fosse l'esperimento finale di una band che ormai non aveva più nulla da dire e che si buttò in, diciamo, in questo genere inusuale per loro per chiudere la carriera, ma che in realtà il disco in sé non fosse interessante in nessun modo, in nessuna circostanza. Che errore che feci, perché questo disco è questo il bello di riscoprire anche dischi usciti 10-15 anni fa, che veramente non si finisce mai di scoprire delle autentiche gemme, dei quasi capolavori. Allora, bando alle ciance, vi faccio vedere di cosa sto parlando, di Monophased dei Celtic Frost. Allora, probabilmente molti di voi sapranno che questo disco uscì in seguito a un parto podalico plurigemellare di anni da parte di Tom G. Warrior e del suo compagno Martin Eric, il defunto Martin Eric Hine. Diciamo più che altro che qui il grosso del lavoro dietro lo fece soprattutto Tom G. Warrior. Non voglio dire che sia quasi un disco suo solista o un'anticipazione di quello che diventeranno poi i Triptychon, ma poco ci manca. Allora, Genesi, la gestazione fu molto molto lunga e questo traspare anche un po'.
dal disco, dalla musica del disco, perché è un disco elefantiaco, pachidermico, pesante, ma nell'accezione più positiva del termine. Queste sono tutte caratteristiche che mentre io 15 anni fa trovavo rompipallosissime, forse perché all'epoca ero più orientata verso musica veloce, ora io trovo fantastiche, perché siamo al cospetto di un doom metal, questo è un disco doom, non c'è più quasi nulla dei Celtic Frost del passato, se non una specie di loro sound, di loro trademark, che si sono sempre portati un po' dietro, anche nel tanto vituperato Cold Lake, disco doom a tutti gli effetti. Ma il doom più nero del nero del nero, è un disco veramente in cui ascoltandolo verrete travolti da una valanga di pece e finirete in un abisso, esatto, in un abisso senza fine, nero, come la notte più nera, senza stelle, senza luna, senza niente. Davvero un disco da cui traspaiono sensazioni negative, nichiliste. Non lo so, per me scoprire questo disco dopo quasi 15 anni è stata davvero una rivelazione e non azzardo nel dire che secondo me potrebbe diventare col tempo il mio disco preferito in assoluto dei Celtic Frost. Il mio preferito fino adesso è To Megatherion, ma il suo primato sta vacillando incredibilmente. Questo anche dovuto al fatto che questo album contiene almeno un paio delle mie canzoni preferite dei Celtic Frost, cioè A Dying God Coming into Human Flesh e quella Obscure con la voce femminile e quel ritornello trascinato che riecheggia i My Dying Bride più funesti e lugubri. Disco eccezionale, tanto di cappello, e soprattutto questo disco mi ha fatto venire voglia di comprare gli album di una band che anche qui esistono da anni, ma li ho sempre sottovalutati, non ho mai voluto ascoltarli, non so perché, non me ne è mai voluto fregare nulla, che sono i Triptychon. Ho deciso di prendere quel poco che è uscito fino al giorno d'oggi dei Triptychon ed ho già iniziato, ma questo ne parleremo in un altro episodio di Ultimi Acquisti. Per cui grazie, prego, veramente a Tom G. Warrior, che suonando una corda della sua chitarra ha tirato fuori un disco del genere. Grazie. Qualcosa da aggiungere? Sì, mi sono segnato degli appunti. Sì, veramente questo disco merita una disamina, esatto, attenta. Non volevo dimenticare niente. Cioè non è da liquidare, appunti. Non è da liquidare con no, brutto, sì, figo. No. Mi ha emozionato e sono emozionato nel parlarne. È molto difficile che un album mi emozioni in questa maniera. Come sapete è il disco della reunion, ma contemporaneamente è un disco molto 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 coraggioso. Perché? Perché sono usciti tante band, si sono riformate o hanno accolto membri storici che se ne erano andate e hanno pubblicando poi dischi, i cosiddetti dischi di reunion, che possono essere di vario tipo. C'è chi, ad esempio, c'è il disco di reunion che non corre rischi, come Surgical Steel, The Carcass, che hanno fatto un mix dei dischi precedenti e delle cose che avrebbero i fan avrebbero voluto sentire. Quello è un disco di reunion che non si è preso neanche un rischio. Poi potrebbe esserci un Angel of Retribution dei Judas Priest, il disco col quale tornò Rob Halford, che vide il ritorno di Rob Halford, che sì, prendeva molto da diversi periodi del passato dei Judas Priest, aggiungendo anche dal passato scomodo, aggiungendo qualcosina di nuovo. Quello fu un disco che si prese qualche rischio. Poi ci sono dischi come Monotheist, un disco di reunion di una band sparita nel nulla praticamente per 15 anni, che non c'entra un cazzo con tutto quello che ha fatto il Celtic Frost prima di esso. Veramente un cazzo. Potrei agganciarmi a varie cose, tipo qualche elemento gothic e le voci femminili che ancorano questo lavoro al passato, ma veramente no, se io ascoltassi Monotheist senza sapere che fosse un disco dei Celtic Frost non direi mai che sono i Celtic Frost. Non c'entra veramente niente. Non ci sono neanche gli
tutti ma conoscono forse un paio in tutto sì, il ma disco. Non è un U convinto. No, è un U proprio. È un U tipo. È l'ultima esalazione. Sì, esatto. Non è. Ma... No, è John Tangiore che sta esalando il suo sì. ultimo respiro. Quindi. Beh, complimenti innanzitutto per l'audacia. Un disco così audace nessuno se lo sarebbe aspettato. Probabilmente molti volevano il disco di Comodo, il disco Crash. Che riassumesse un po' Megatherion e come cazzo si chiama quello Into the Pandemonium. Sì, Into the Pandemonium. No. Anche Vanity Nemesis non è male. Sì, ecco. E, no, preferirono far uscire un disco Doom ai limiti del Funeral Doom. Non è un disco Funeral Doom, ma l'atmosfera che si respira è questa. Io difficilmente, raramente ho ascoltato un album così soffocante, così opprimente, un album, canzoni che ti tolgono la voglia di vivere, che ti fanno sprofondare in un abisso di fango, merda e sangue. È un disco che ti sfiacca, che ti prende a botte, ti porta ai limiti fra la vita e la morte, non ti svegli più. Angosciante, veramente angosciante. E, qui in questo disco, in genere quando parlo di dischi preferisco parlare di tracce o di brani. A me piace parlare di monotheist chiamando le tracce canzoni, perché sono dei veri e propri canti, sono vere canzoni. Non è come nel 95% dei casi, parlando di heavy metal, che la canzone nasce, che il brano nasce da un buon riff, da un bel groove, chitarra, batteria e poi gli si incolla sopra un testo. No, qua testi e musica sono una cosa sola. Anzi, molto spesso prima è stato composto il testo e poi è stata trovata una musica adatta per esprimere quei concetti. E che concetti? Non roba facile, eh? A me non piace la filosofia. Sì, è comodo dire non mi piace, in realtà non ci capisco un cazzo, quindi a volte mi piace non capire un cazzo si rincorrono, perché non mi piace una cosa e quindi non approfondisco e quindi non capisco un cazzo. Non capendo un cazzo non può piacermi e mi passa anche la voglia di capirla, quindi sono due cose che si rincorrono, mi piace e non capisco un cazzo. Ad ogni modo la filosofia non fa per me, ecco, non è che non mi piace, non fa per me, non l'ho mai approfondita. È per questo che io di questi testi ho provato a leggerli e non ci ho capito un cazzo. Però sì, so di cosa parlano, ma non riesco a capire la profondità. Ma sono testi profondi. Ci hanno lavorato tanto su questi testi, più che alle musiche, perché avevano veramente tante cose da comunicare. Si parla di religione, di ateismo, di satanismo, ma no, non il satanismo blasfemo alla Venom o la Decide, ecco. Satanismo quello filosofico, quello influenzato anche dalla filosofia di Nietzsche, del superuomo, di essere il dio di se stesso. Si parla poi in queste canzoni di vita e di morte. Si parla del non senso, non solo del non senso della vita, ma anche del non senso della morte. Io vi sto dicendo di quello che parlano le canzoni, poi se vi interessa leggete, forse capite qualcosa più di me. Si parla di chi, se fu Dio a creare l'uomo, viceversa, se furono gli uomini a creare Dio. Insomma, cose leggere. E... Da sabato sera, esatto. Io sono anche la persona sbagliata per parlare di queste cose. Ho preso qua due appunti. Scrivendo quello che ho capito di questi testi, però probabilmente i Celtic Frost stessi erano ben consci di trattare tematiche difficili, infatti nel booklet, oltre alle liriche, c'è anche la spiegazione di quello che si parla, la sì, genesi del brano, scrivono le circostanze in cui sono nati i brani, per il perché, si parla di quello, le sensazioni addirittura che provavano nei momenti nei quali composero le liriche e le musiche. Insomma, il booklet anche è molto curato per chi avesse buon tempo di leggerselo e di approfondire queste tematiche.
La mia canzone preferita, e se non l'avete fatto vi invito ad ascoltarla, alla fine di questo video ci sarà il link di questa canzone, per la quale venne girato anche un videoclip, è una canzone composta, interpretata e cantata quasi interamente dal Fu Martin Erich Hein. La canzone è A Dying God Coming into Human Flesh ed è un brano annichilente. Vi invito a guardare il video e vi invito a provare a rimanere normali. Nel video, a parte la canzone che è ti succhia il respiro, ti toglie la vita, il video è perverso. Vediamo Martin che non so cosa fa, è ricoperto di sangue, merda, vomito. Non capisco cosa stia facendo. Comunque, la persona che arriva alla fine, che vede il video e arriva alla fine, non rimarrà più la stessa di prima. Provate. E se volete vivere la vostra vita come avete sempre fatto finora, non ascoltate questo disco e non approfondite i testi. Non immergetevi in questo abisso di fango. Fatelo per voi stessi. Perché adesso dovrei prendermi il tempo di leggerli anch'io e di leggere anche l'esegesi del testo, cioè la spiegazione, a modo di quando si studia a scuola la Divina Commedia, che poi ve la devono un po' tradurre, fra virgolette, in italiano. Anche qui ci sono sempre le note a piedi pagina di Martin Erich Hein o di Thomas Fischer, che spiegano un po' il testo. Tra l'altro leggevo adesso che c'è la partecipazione da qualche parte di Satir, di Satyricon, sì. Vabbè, di Peter Tätgren, ok, di tanti altri personaggi. Mi sembra proprio, quindi, nella canzone del disco, videoclip. Sì? Mi pare di sì, okay, non quindi, sono sicuro. Un disco anche davvero ambizioso. Comunque noi ci rivediamo nella prossima parte di questi ultimi acquisti, dove parleremo di altri dischi solari. Come si può tradurre? Herz Affrischen? Rasserenanti. Rasserenanti, eccetera. Che ti riempiono il cuore. Alla prossima. Ciao e grazie per l'attenzione.